Bentornati ragazzi sul canale di giochi Next Gen, siamo arrivati alla terza prova del mondiale di Formula 1 e siamo in Cina, esattamente a Shanghai, sempre con Sebastian Vettel. Ragazzi, in questa gara partirò dalla seconda posizione. Hamilton di 60, 67 centesimi è arrivato prima di me. Ragazzi, consigli su questa gara, vi consiglio di giocare con il settaggio spostato guardando lo schermo. Un'attacca verso sinistra, quindi con un leggero carico aerodinamico in più rispetto al settaggio normale, perché è un circuito molto strano e di difficile interpretazione. Quindi, se mettete poco carico aerodinamico, visto i tipi di curve che ci sono, non va bene la macchina. Con il carico standard neanche, dovete mettere un po' di carico aerodinamico in più, quindi un'attacca verso sinistra guardando lo schermo. Ok, ragazzi, ci vediamo fra poco con la gara. E ragazzi, eccoci giunti con la gara nel Gran Premio di Shanghai, che è uno veramente dei più difficili che abbia mai visto. Spero di non fare subito qualche cazzata. È anche, ragazzi, molto difficile qui sorpassare. Nel frattempo Rosberg mi ha già fiancato. Rosberg, mamma mia, ragazzi, sto cercando un po', mi sa che ho sovravanzato Hamilton, non so come. Ora mi piazzo davanti e non mi faccio superare. E ragazzi, purtroppo le gomme ancora fredde. Vi stavo dicendo, ragazzi, è un circuito più difficile di tutti quelli incontrati fino a mo', che sono tre, ma veramente, ragazzi, è di interpretazione molto molto difficile questo Gran Premio, perché ha curve veramente che bisogna disegnare col volante. Sono curve molto strane, verrebbe da dire strane come i cinesi, visto che sono loro alla fine che hanno creato questo Gran Premio molto strano. Allora, ragazzi, un'altra cosa vi volevo dire, siccome avete scritto nei commenti, c'è cioè un uno di voi mi ha scritto nei commenti che dovrei alle volte tirare di più le marce più o meno, che giustamente dà problemi. Vi volevo avvisare di una cosa: purtroppo dovete sapere che quando si gioca con la scheda di acquisizione, in questo caso io uso, come sapete bene, Elgato, l'audio mi arriva con un ritardo anche di 2-3 secondi. Io sento l'audio rispetto a come quello vedete voi nel video finale, con 2-3 secondi di ritardo, non è perfettamente sincronizzato. Quindi sono costretto ogni volta a guardare bene le marce per scalare. Quindi, nel frattempo, mi ha sverniciato. Mercedes, ovviamente, in allungo sono micidiali. Ora cerco di lottare mettendomi davanti. Non so più cosa sia successo, ma è successo qualcosa. Per sicuro, spero che non abbia avuto danni. Ecco, qui c'è il paletto. Anche di controllare, no. Non ci sono stati danni alla macchina, quindi Hamilton è andata a frasca, pensa. Vedete, queste curve, ragazzi, sono molto difficili di interpretazione, dovete piano piano scalare. Vi consiglio di scalare in quarta e poi piano piano stringere il cordolo fino alla seconda marcia. Invece qui dovete essere abili, senza far sentire la macchina, nel fare terza, quarta, veloce. E dopo vedete la macchina va subito in allungo. Ragazzi, vedo Rosberg secondo, quindi probabilmente Hamilton era venuto a sbattere contro di me. Comunque ha provato a insinuarsi, non ci è riuscito ed è andato a frasche. Oppure Rosberg l'ha semplicemente superato. Ora non so, perché vedo le freccette. Mamma mia, c'è Rosberg che mi sta tallonando, ragazzi. Quindi c'ho Rosberg niente nei miei tubi di scarico. E acceleriamo subito. Sarà molto difficile, ragazzi, qua andarmene via a prendere distacco, perché vi posso garantire che è un tracciato molto molto difficile. È il più difficile che abbia trovato finora, questo qui. Vedete, ragazzi, ogni tanto scalo marcia prima, poi il problema è che vi sto dicendo prima. Cioè, io rispetto a come poi vi monto il video, che voi mi vedete magari con l'audio sincronizzato, in realtà mentre sto giocando in questo momento l'audio ce l'ho ritardato di 2-3 secondi. Quindi quando vado a scalare le marce, ovviamente il ritardo audio c'è e quindi non riesco sempre a regolarmi. Se non riesco a guardare quindi bene le marce da scalare, perché magari sono impegnato a guardare la pista o guardare i miei avversari, ecco qui ragazzi, qui purtroppo devo usare il flashback, perché vedete qui mi sono venuti a sbattere senza alcuna motivazione. Ora vado a chiudere io con la traiettoria, ecco qui Rosberg che mi sorpassa, intanto la frenata e speriamo che ora non mi venga a sbattere. La prendo larga la curva e infatti ora mi è venuta a sbattere. Ragazzi, c'ho Rosberg veramente che mi sta tallonando in maniera incredibile. Vuole a tutti i costi la prima posizione, visto che Hamilton è dietro. Vedete, ha fatto anche il giro più veloce Rosberg. Quindi grande battaglia con le Mercedes.
in questo gran premio non immaginavo che avrei avuto molti, ma molti problemi, perché è un gran premio sinceramente molto difficile da interpretare, il computer ha le traiettorie già bene preimpostate, invece io vi ricordo che sto giocando senza aiuti con il volante di 80 e come vi ho detto nello scorso episodio è come guidare su delle guscia d'uovo, cioè come ha fatto un minimo errore la macchina se ne va subito per i fatti suoi, quindi è molto molto complicato guidare in queste condizioni senza aiuti. Ragazzi è difficile, però io mi diverto così, insomma, divertente anche se volte dovete veramente guidare in punta di vita sia delle maniche dei piedi. Nel frattempo me ne sono andato a frasche, ragazzi, non so come mai me ne sono andato a frasche, mi sono distratto probabilmente mentre vi parlavo, ho perso concentrazione e me ne sono andato a frasche, quindi ben mi sta. Quindi se a volte, ragazzi, vedete che le marce o le tiro troppo o le tiro troppo poco, perché mi capita proprio anche questo, è proprio per il problema del ritardo audio che ho. Cioè, è un problema serio, ragazzi, con il ritardo audio, soprattutto nei giochi come la Formula 1, proprio sapete bene che è importante appunto poter tirare le marce. Il pilota nel frattempo va sveniciato, io ora ritardo la frenata, mi metto davanti a lui, chiudo la traiettoria e vado. Ragazzi, il problema delle prime due curve è che il punto di corda è molto stretto dopo che la curva però si allarga, quindi diciamo che è proprio una traiettoria da disegnare e quindi è facile praticamente per perdere il retrotino della macchina. E quindi nel frattempo c'ho Hamilton anche che si è avvicinato tantissimo dietro a Rosberg. Allora vedete qui, ragazzi, vedete il punto di corda è stretto, però voi qua arrivate in tutta velocità, quindi non dovete subito rallentare, scalate come facevo fino alla quarta marcia e qui terza e seconda. Qui invece che il punto di corda è stretto dovete fare il controllo, cioè dalla seconda per fare subito terza, quarta, quinta e via dicendo, insomma. Questo è quello che dovete cercare di fare nella maniera migliore e più corretta. Io ecco, ho tenuto il frattempo il giro più veloce, vedete se accelero ovviamente di colpo senza aiuti la macchina se ne va a frasche. Quindi sono costretto a non accelerare troppo e a giocare sempre in punta di vita, e per questo che Rosberg e Hamilton hanno vita facile poi nel recuperarmi, però questa è la difficoltà, ragazzi, se volete giocare senza aiuti in maniera un po' più seria, diciamo un po' più professionale, fate così, toglietevi gli aiuti perché veramente non vi danno la sensazione poi di essere un vero praticamente pilota, quindi vi consiglio di giocare comunque senza aiuti. Qui ragazzi potete accelerare in maniera molto dolce, perché comunque se no la macchina la perdete, perché io non avevo visto la marcia la sesta da tirare e quindi l'audio mi è arrivato soltanto ora. Ok, ottavo, la scalata è molto violenta, molto brusca, rischiate di spiattellare le gomme come ho fatto appena io in questo momento. Bene, questa volta l'ho presa bene, qui ragazzi cercate di arrivare in terza marcia tagliando un po' la curva ed ho fatto un giro veloce finalmente, almeno una volta. Prima veramente è tutto, ragazzi, vedete qua, terza, seconda, vedete la macchina come rimane così aderente al cordolo e comunque l'avete spostata tutto. Qua invece seconda, volendo potete scalare anche in prima, ma non ve lo consiglio perché qui perdete comunque di velocità, e poi vedete terza, quarta, quinta e andate avanti. Settima, poi vedete, ragazzi, qua c'è un'altra brutta frenata, veramente molto brusca, è un tracciato molto molto difficile da interpretare proprio. Dovete avere una macchina ben equilibrata, solo che se lasciate le impostazioni standard notate che tutta la macchina non è completamente equilibrata. Io vi consiglio quindi di mettere un'attacca verso sinistra guardando lo schermo, quindi con un po' più di carico aerodinamico che vi aiuta molto in queste curve, tiene la macchina molto più aderente, perché con poco carico aerodinamico la macchina praticamente facilmente perderete il retro freno. Vedete qua un'altra volta marcia in seconda e quindi di nuovo anche qui dovete fare un'altra brusca frenata. Ecco che vi dico, poi ragazzi il problema qua è quando si iniziano a usurare i pneumatici, lì iniziano i veri e propri guai, quando si usano i pneumatici iniziano i problemi, perché non riuscite poi più a controllare la macchina, perde facilmente di aderenza con i pneumatici usurati e ovviamente queste curve contribuiscono a usurarli.
Vedete, qua giusto fare un trocio il piede dall'acceleratore per non andarmene a frasco, se no per procedere io me ne andavo a frasco. Qui piccolo controllo, qui sto tirando appositamente le marce, in questo caso Hamilton ha fatto il giro veloce, ragazzi, mamma mia, Hamilton mi sta venendo a prendere, infatti vedo le due braccette dietro di me, quindi è alle mie spalle. Ok ragazzi, qua provo a girare ancora. Ragazzi, non voglio neanche dirlo, lo dico, ma spero di non pentirmi. Oggi niente pioggia, per la prima volta. Ok, perché ragazzi, l'ingegnere mi ha appena detto che le ruote si stanno usurando, questo è tra l'altro. No, 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 mi ritengo che le motore, non mi pare. Ragazzi, siete molto guidati come tipo di tracciate. Se sbagliate la macchina tenete subito ad andarsene, poi se fa più soli e dovete ricontrollarla, però in questo caso non è un grosso problema. Qua in prima, ragazzi, addirittura se riuscite ad arrivare in prima potete anche farlo, però a vostro rischio è pericolo. Qua ragazzi, sbagliate troppo la marcia, qui qualcuno è uscito di fissa, ragazzi, quindi ah, ecco, è Neri. Ok, bandiera verde qui. Sì. Ragazzi, volendo potete scalare anche in prima. Io non lo faccio perché mi trovo bene anche in seconda, però volendo potete scalare anche in prima. Ragazzi, qui mi stanno dicendo di rientrare ai box, ma l'ingegnere non mi aveva avvisato. Io sono arrivato lunghissimo. Quindi ragazzi, praticamente sto anticipata. Ah no, c'è Hamilton dietro di me. Speriamo che non fanno cagate i box, ragazzi, e non mi fanno sorpassare da Hamilton, perché non vorrei che accadesse questo. Muovetevi, veloci, 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 no Hamilton? No, ti prego, no! No, ragazzi, eccolo qua, il traghetto bug, hanno fatto passare Hamilton, invece avevamo tempo di buttarci noi avanti. Quindi ragazzi, devo trovare il sorpasso in pista. Grazie, siete stati molto gentili. Attenzione, attenzione che ho stretto tantissimo la traiettoria. Forse sì, sono riuscito a passare Hamilton, mi sono già davanti. Ho recuperato subito. Ah, c'ho le gomme fredde. Stavo andandomene a frasche, sono riuscito a ritenere la macchina, ragazzi, non so come. Dovete sapere, ragazzi, che sono molto molto difficili i sorpassi. E inoltre mi subono subito l'aerodinamica. Nelle prove libere ho avuto anche pochi problemi a superare anche macchine del calibro di Alonso o Button, cioè McLaren, che come sapete benissimo quest'anno sono molto lente, ma mi hanno dato problemi enormi proprio a livello aerodinamico. Io, attenzione a Sainz, speriamo che non mi faccia perdere troppo tempo. Sainz è tutto lì davanti che dietro Hamilton. Sventolategli le bandiere blu, porca puttana, però Sei più veloce nel settore 2. Ragazzi, ho dovuto fare un sorpasso di forza, anche se la macchina la sento poco, molto poco equilibrata. Andiamo, va. Devo guardare qui il tasto. Sono andato a frasco. Cioè, Sainz mi sta risorpassando grazie al DRS. Quindi ci dobbiamo riaccodare, ma ora lo sorpassiamo ritardando la frenata. Ragazzi, nel momento di toglierci davanti Sainz, anche se lui ora dovrebbe di regola rientrare ai box, più larghissimi ancora, molto larghi, ragazzi. E ancora molto molto larghi, però va bene in questa curva arrivare così sparati. Ragazzi, Rosberg è davanti, cioè Rosberg mi ha superato il box, quindi devo andare a fare il sorpasso in pista, incredibile. Rosberg ha fregato sia me che Hamilton, è stato un problema di Sainz, stare dietro a Sainz mi ha fatto perdere tempo. E qui ragazzi, ruota a ruota anche con Rosberg, mi spiace, di cattiveria, ma guardate Rosberg che giustamente non si vuole far togliere la posizione. Allora guardate come chiude la traiettoria Rosberg. No, 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 un attimo ragazzi, li faccio perché non è giusto, ho sbagliato io.
non è giusto buttare fuori gli altri, non mi piace giocare così. Sorpasso lo voglio fare regolare. Il ragazzo ha tirato tantissimo la marcia. Vedete, queste sono le difficoltà che vi dicevo nel sorpassare, perché a livello aerodinamico è molto difficile. Qui sorpasso illecito. Ma ragazzi, che vuoi fare? Ho dovuto cedere di nuovo la posizione, ragazzi. Mi ha detto che il sorpasso era irregolare. Giustamente sono tolti i limiti della pista, quindi ci sta. Mamma mia, ragazzi, guardate che lotta con Rosberg. No, non mollerò di un centimetro. Se pensa di andarsene, si sta sbagliando. Però ve lo vedete, se mi dice che il sorpasso è irregolare. Ecco, infatti, non mi ha detto niente. Mamma mia, ragazzi, la macchina sta diventando incontrollabile. Con le gomme dure la macchina è peggiorata tantissimo. Con le gomme morbide era molto più gestibile. Ma che fai? Ma che fai? Questi, ragazzi, sono i problemi dell'intelligenza artificiale che vi dicevo. Perché non vi vedono proprio. Però prima è capitato pure a me di andare a fare su roster. Quindi, guardate qua, e io mi sa che non posso neanche usare il DRS, però guardate come chiude la traiettoria. E allora vediamo se si infila all'interno. Non devo cercare di andare così là, perché mi si è arrivato pure Hamilton, tra l'altro. Quindi Rosberg in lotta con Hamilton pure. Siamo in tre, ragazzi, io qua sono arrivato larghissimo, ma sti cazzi. Infatti non mi ha detto neanche che ho superato i limiti, non mi ha detto nulla. Lui, ragazzi, Rosberg ed Hamilton sono dietro. Devo cercare di andarmene a tutti i costi ora, approfittando magari di una loro possibile lotta. Qui queste curve, ragazzi, dovete farle in maniera molto paziente, senza sbagliare, perché se andate solo subito armi, sono guai. Anzi, questo Gran Premio, grandissima lotta comunque. Ok, quindi buonissima curva. Ragazzi, vi ricordo che io non ho usato per nulla la miscela grassa, cosa che potrei fare dopo. Non so se loro invece la stanno utilizzando, io questo ora non lo so. Ma se lo stanno facendo dopo, io negli ultimi giri, con le gomme comunque usurate, potrei sfruttare invece la miscela grassa. Visto che me la sto conservando per ora. Mi sa che mi sono un po' scollati di dosso, non di moltissimo, ma un pochino sì. Andiamo avanti. Qui un po' di problemi di sottosterzo, ragazzi, qui soffre la Ferrari in questo punto. Le gomme purtroppo non le posso gestire perché ho due massimi dietro che stanno praticamente attaccate alle costole, quindi devo ogni volta comunque cercare di tirare il più possibile per non farmi avvicinare da loro. Anche perché se provo a essere aggressivo, questo è il comportamento della macchina, cioè che subito tende ad andarsene a brasche. Quindi sono sempre costretto a guidare in punta di vite veramente, ragazzi. Forse dal video non si nota, ma la sensibilità giustamente non può essere rilevata da un video. Vi posso garantire che soprattutto con i pedali, diciamo con i piedi, acceleratore e freno, ho una sensibilità massima. E questa è la parte più difficile nel quale ti devi ogni volta preparare prima di affrontare il Gran Premio, è allenare la sensibilità del piede. Se anche voi cercate questo titolo, allenate molto la sensibilità del piede di giocare col computer, o non so se voi giocate online. E ragazzi, nel frattempo siamo arrivati al decimo giro, quindi praticamente ne mancano 4. La gara è veramente agguerrita, non so se avete notato. C'è stato ruota a ruota, c'è stato di tutto. Per fortuna, ragazzi, riesco a interpretare abbastanza bene questa pista e quindi non mi faccio problemi a riuscire a superare Rosberg o Hamilton, che ho capito più o meno come interpretarla bene. Qua è un punto molto delicato, non dovete accelerare il subito in maniera molto aggressiva, perché sennò la macchina la perdete il controllo, tranne se non avete ovviamente l'aiuto attivato, in quel caso no, perché l'aiuto è partito. Ma secondo me, giocate senza aiuti, in quel punto
accelerato delicatamente. Sono arrivato larghissimo, quindi praticamente ho dato opportunità a Hamilton e Rosberg di avvicinarsi. Hamilton ha anche superato Rosberg, immaginavo. Ho superato leggermente largo. E Hamilton ha inserito un po' più veloci dei miei, però io ho fatto anche quell'errore, se no avrei avuto tutta la distanza. Insomma, ragazzi, la macchina si sta comportando bene con questo settaggio qui. Devo dire che la macchina si sta comportando molto bene. Il problema sono le gomme, non nella macchina. E ragazzi, cercate di frenare in maniera molto delicata. Fate un ciocchetto per non spingere l'acceleratore, scusate, il freno in maniera prepotente, ma facendo tipo ABS, quindi premete e lasciate, così avete un controllo molto molto maggiore. Vedete bene, la macchina riesce ancora a stare vicino al cordolo, le gomme non sono molto usurate, perché sennò la macchina non riuscirebbe a stare così vicino al cordolo. Benissimo, qui in uscita, ottima, qui ottima anche curva. Ecco qui ragazzi, questo è il punto un po' più critico. Vedete la macchina come tende subito a sbandare se provo ad accelerare in maniera più aggressiva, quindi devo sempre dosare. Ogni tanto ci provo ragazzi ad accelerare un po' in maniera aggressiva, dico ma sì, vediamo come va, ma va sempre nello stesso modo. Quindi guardate altra curva, questa ragazzi è una curva veramente micidiale. Veramente micidiale questa curva ragazzi. E se questa la prendete bene ragazzi, potete prendere un po' di spazio dei vostri avversari. 12° giro, quindi ho un secondo su Hamilton, quindi pochissimo di margine. Qui dalla quarta di terza seconda immediata, molto vicino al cordolo. Qui anche vedete, potete quasi rallentare fino alla prima marcia se volete, io non ve la consiglio, però se volete scalare in prima fatelo e subito di nuovo di fiancare in acciuga. Vi ricordatevi che poi c'è una frenata abbastanza brusca, quindi magari arrivate in maniera giusta per prendere quella curva, per subito andare giù e spingere con le marce sull'acceleratore per non dare l'opportunità a loro di avvicinarsi. Questa è un'altra curva ragazzi abbastanza particolare, qua invece vedete quarta, quindi in quarta vi tenete vicino al cordolo e poi vi fate terza e seconda, perché qui la curva si stringe e poi da qui di nuovo potete accelerare se andate attenti a mantenere il controllo della macchina. Qui siete arrivati in sesta e quindi qui di nuovo scalate fino alla seconda, vedete? Attenzione, il pilota dietro di te ti segue a soli 2 secondi, se commetti un errore potrebbe approfittarne e superare. Vedete, piano piano accelerate senza però dare troppo l'acceleratore, senza spingerlo in maniera troppo prepotente, ma piano piano, e ve ne andate giù in carriera, vedete? Fino poi ovviamente all'ottava marcia. Qui potete usufruire del DRS se state dietro con una macchina, penso che se volete più o meno di un secondo. E ragazzi, o in prima o in seconda, come volete. Io qui in questo caso sono arrivato leggermente lungo e ho usato la prima marcia, ma generalmente faccio seconda. Qui scalo fino in sesta, poi subito terza, e da qui prendo la curva in questa maniera abbastanza aggressiva e vado giù in gran carica. Vediamo un po' di stacco, è aumentato, più 2 secondi e 4. Ragazzi, di nuovo, vedete in quarta, scendo in terza, vedete la macchina, se provate a tenere premuto un po' l'acceleratore, come poi se ne va a larga, quindi non vi consiglio di tenere l'acceleratore premuto, ma di lasciarla in quarta per farla andare da sola. E subito ragazzi, di nuovo, gran controllo, andate giù di gran carina, fate quarta, quinta, sesta, settima. E anche qua vedete brusca frenata, ma voi vi consiglio di frenare prima anche per non consumare troppo i pneumatici. È arrivato in maniera molto dolce questa frenata e non in maniera violenta, tranne se non siete ovviamente in battaglia. In sesta, quella macchina tende ragazzi, quindi scendo in quinta, vedete, tengo la macchina ferma, qui scendo in quarta, vedete come è vicino al cordolo in quarta, perché anche scendere già in terza qua io non provo mai a fare terza e seconda, ecco qui. Poi da qui vedete controllo, perché le gomme tutte si stanno misurando, e poi di nuovo scendete fino in sesta, anche settima, e poi fate fino alla seconda marcia. Qui tagliate leggermente il cordolo, ma non troppo, sennò danno taglio curva, e poi di nuovo giù gran carino.
è un tracciato, ragazzi, abbastanza ripetitivo. È un tracciato molto ripetitivo, però è di difficile interpretazione, quindi state attenti. Non è facile interpretare questo tracciato, dovete allenarvi un po'. Io qua sono arrivato in maniera praticamente perfetta, senza grossi problemi. Me ne vado tranquillamente, vedete qua, né in quinta in questo caso, neanche in sesta, qui scalo in terza, taglio leggermente la curva, così non vi dà comunque penalità, se la tagliate leggermente. E siamo arrivati all'ultimo giro, il 14esimo. E ho 3 secondi di distacco su Enco, che posso gestire in questa maniera. Vedete ragazzi qua, quarta, terza, seconda, vedete ora come mantiene comunque il cordolo? Ecco qua. E da qua vi ritrovate di nuovo magari in uscita. Potete anche qui già accelerare, non rimanete troppo tempo in questa prima e seconda, se no la macchina perde gli aderenze. Sono arrivato fino alla settima marcia, sesta, quinta, quarta, terza, seconda, prima. Qui ho sbagliato praticamente, ma ragazzi sto iniziando ad avere seri problemi di gomme, sto sentendo. Ora sto iniziando ad avere problemi, quindi il Gran Premio sta finendo giusto in tempo. E posso dire finalmente ragazzi un Gran Premio senza pioggia. Finalmente, visto che gli altri due episodi c'era stata nel primo episodio la pioggia dall'inizio, nel secondo episodio durante, e ragazzi nel sesto, vedete, quinta, quarta, terza e seconda, guardate leggermente, subito qua potete fare anche già scalare in terza, così se avete la macchina già equilibrata. Vabbè, qui ragazzi lasciate stare la piccola della pacca, ma la macchina ha problemi di gomme. Quindi non è un discorso ora di traiettoria, ma è proprio un discorso di due delle gomme. Infatti Hamilton e Rosberg sono qui dietro 3 secondi, quindi anche loro hanno strapazzato le gomme all'inizio e ora si trovano pure loro in difficoltà. Qui ragazzi vedete, qui pesa molto bene la curva. Qui mi condivido così inclinata, ma ormai alla curva di distanza sono qui, qui in terza, girate, bandiera scacchi, ecco qua. Qui il giro controllo sempre per le gomme. Il Gran Premio è vinto. Quindi ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Qui è Vettel nel frattempo che festeggia, vedete, con i due della Mercedes dietro. Per fortuna Hamilton è arrivato terzo, quindi ho preso ancora più punti su di lui. Se è così ragazzi, se il video vi è piaciuto, come sempre lasciate un like, condividete, commentate se volete, scrivendomi le vostre impressioni, voi come giocate, se usate aiuti, no, se a voi avete fatto qualcosa di diverso da me, ditemi ciò che ne pensate. Ci vediamo al prossimo video. Qui da Angelo Nero 3 è tutto. Bella!